Io credo che questa è una città che va rimessa in pace, non si può pensare in una situazione così delicata in cui si ritrova il comune, a partire dal tema del bilancio, a finire ai trasporti, a finire al tema dei rifiuti, pensare di poter portare avanti una gestione che possa in qualche modo garantire dei risultati senza coinvolgere direttamente la cittadinanza. La consultazione non ci potrà essere ogni 5 anni, ci sono temi delicati su cui credo che la gente vada ascoltata per tempo. Sento spesso anche un vento di polemiche, non le accetto. Credo che ciò che abbiamo potuto fare è mettere a disposizione della gente un'opportunità, che è quella di chiedere, se ritenete opportuno, sulle idee che abbiamo, valutateci. Qual è la risposta data da Potenza, se positiva o meno, se ci si attendeva una risposta maggiore? Io sto ai dati. Quando si è parlato di parlamentare, o l'ultima occasione quando si è votato per eleggere il segretario nazionale del PD Renzi, hanno votato in questa città 2.900 persone. Io credo una massa importante di cittadini che si sono recati al voto in un tempo dove non facilmente il cittadino accetta di andare a votare. Basta ricordare soltanto il dato del 53% regionale in meno di elettori. So soltanto che non posso banalizzare 2.367 persone che comunque nella Domenica delle Palme, dopo essere andate a messa, prima del pranzo, subito dopo pranzo, sono uscite di casa per venire a esprimere un proprio consenso. Il centro-sinistra, che ha creduto nelle primarie, ancora oggi deve riflettere e dire: noi non siamo chiusi. Ma non siamo nemmeno oggi nella condizione di poter dire che se abbiamo un'idea per la città, questa idea deve essere in qualche modo ingabbiata. Questo non è possibile. Io la offro non solo all'intero centro-sinistra, ma la offro alla gente di questa città e a loro che mi rivolgerò.